Grazie Presidente. Chiarisco da subito a quest'Aula una cosa. Da sempre chi gestisce le informazioni ha il controllo dei processi e quindi ha il potere. Avevo chiesto al Copasir, entro la giornata di ieri, l'audizione di due tecnici di AISI ed AISE, due analisti e non politici, con tutto il rispetto per senatore Minniti, o generali, perché erano gli unici che potevano farci capire. Quindi lei oggi, Presidente Letta, non ci prendiamo in giro, è venuto a dire il nulla e lo sa benissimo. La vicenda Datagate è semplicemente la vetta momentanea di un'immensa montagna di letame e mentre tutti sono distratti dalla deprivazione che abbiamo raggiunto ormai qui con la politica nazionale, lei, Presidente Letta, sta facendo scappare dal retrobottega le grandi orecchie americane. Complimenti. Già, perché proprio gli Stati Uniti sono il timone della NATO. La domanda è fino a che punto allora i servizi informativi europei possono spingersi nella collaborazione con quelli americani rispettando i singoli interessi nazionali? È proprio qui che sorge il problema della doppia lealtà della quale nessuno parla e sulla quale in quest'Aula oggi ci saremmo aspettati da lei dei chiarimenti. Gli americani hanno accettato spese ed imprese militari della NATO e non certo per avvantaggiare gli europei. Infatti l'euro non ha minimamente indebolito la posizione politica del dollaro. È in questo quadro che va inserito il costante spionaggio americano sulle attività di governo degli alleati, una forma di guerra economica accettata passivamente e supinamente dalle vittime. Questo era il conto da pagare ed oggi è chiaro a tutti, non ci prendiamo in giro. Presidente, se ne faccio una ragione, l'Europa non esiste. In nome di un evidente aborto politico, lei sta conducendo l'Italia sulla stessa strada della Grecia, lasciata morire dai fratelli europei, sacrificata sull'altare delle banche tedesche e francesi che volevano indietro la loro libra di carne. Solidarietà doveva essere la prima parola, il primo mattone della costruzione europea. Non è stato così, non è così. Chi sono i veri responsabili di questo fallimento? Chi ha tradito il popolo sovrano? Proprio lei, che si vanta nella sua Europa di avere palle d'acciaio e che invece se girasse per le strade italiane, magari senza scorta, sentirebbe le voci di chi questi attributi proprio non li riesce a vedere lei. Tutti sanno che l'Europa post-45, antigermanica, è un'operazione di contenimento del gigante, ma pochi sono consapevoli che il vero collo di bottiglia della politica comunitaria è la force de frappe, la potenza nucleare francese usata come dissuasione. Lei, Presidente, che è uomo di mondo, che parla bene il francese, che ha studiato a Strasburgo, sa bene che 50 anni fa, per mano loro dei francesi, fallì il progetto della CED, Comunità Europea della Difesa. Oggi invece succede che la NSA lavora autonomamente su una quantità di dati praticamente infinita. In un solo giorno 500.000 di contatti, il caso Petrobras, i governi brasiliani e messicani violati, 70,3 milioni di telefonate in 30 giorni in Francia. E queste sono solo alcune delle cose trapelate da Snowden. E l'Italia? Tranquilli, tutto ok, gli americani ci difendono. Pesano come macigni le dichiarazioni dell'ex capo della CIA per l'Italia, Vincent Cannistraro, che ci accusa di avere sistemi analoghi ai loro e di venderli a terzi. Mi chiedo, ma il governo cosa ha risposto a queste accuse gravissime? Tanti di voi non hanno ben chiara la differenza tra sicurezza e privacy, condivisione e controllo, tra metadati e contenuti degli stessi, tra un cavo LAN e il tubo di scarico della mia automobile. Non si domandi cosa è meglio per lei, ma cosa è meglio per i milioni di italiani a cui, rubato il futuro, svendete senza vergogna anche l'identità. Spiate, spiate. Troverete la disperazione di un popolo che non riesce a liberarsi da un manipolo di affaristi senza scrupoli. Troverete tanti insulti rivolti a voi ed andando ancora più in profondità scoprirete che gli indirizzi IP di provenienza non appartengono solo a disperati, classi disagiate, esodati, cassa integrati, lavoratori e pensionati. Dentro ci troverete una media borghesia distrutta dal vostro colpevole immobilismo pagato dalle lobby. Intanto, grazie alle follie che avete fermato alle nostre spalle con gli altri stati, cercate di svendere spiaggia, suolo, terreni agricoli, mentre gli avvoltoi stranieri volano alti, continuando a prendere informazioni di mercato per capire come smembrare al meglio i nostri asset economici e commerciali. Siete ormai totalmente compromessi con il mondo della finanza internazionale e lei, Presidente Letta, indossa una maschera di cera regalata dagli eurocrati che la tengono in vita su quella sedia per farle seguire solo ordini come un bravo burattino. Ma di questo e di tanto altro ne parleremo tra qualche mese nel Parlamento europeo. Sarà un vero piacere.